Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. I dipendenti della giunta regionale proclamano lo stato di agitazione. Tutti i sindacati si uniscono nel denunciare la trascuratezza nella gestione delle politiche del personale in un contesto di profonda riorganizzazione istituzionale. Francesca Romanatesti. È stato annunciato lo stato di agitazione da parte del personale della giunta regionale d'Abruzzo. Ad annunciarlo le segreterie regionali di CGL, CISL, UIL e UGL. Tutto ruota intorno alla riorganizzazione della macchina amministrativa. In 18 mesi di governo D'Alfonso, spiegano i sindacati, si è assistito ad una tutela crescente verso i ruoli dirigenziali, con conseguente implementazione del loro numero e una serie crescente di riduzioni invece rivolte ai dipendenti. La Regione vuole trasferire personale dalle sedi periferiche alle sedi centrali, riteniamo senza un progetto organico, ecco, questo è quello che noi denunciamo, quindi chiediamo alla Regione un cambio di passo e un vero impegno nella gestione delle risorse umane. Tra le osservazioni mosse dai sindacati c'è il rapporto tra dirigenti e dipendenti, rapporto che sta a 1:19. Una sproporzione grande se si pensa che nel privato esiste un dirigente ogni 100 lavoratori e che presso l'INPS di Pescara il rapporto aumenta con un dirigente per ogni 200 lavoratori. E soprattutto che nel caso dei primi gli stipendi sono stati aumentati e per i dipendenti invece si è proceduto a diminuirli. Noi abbiamo denunciato una totale trascuratezza nella gestione del personale della Regione Abruzzo, mentre tutte le riforme della pubblica amministrazione contemplano una riduzione del numero dei dirigenti. Noi in Regione Abruzzo abbiamo più di un dirigente ogni 20 dipendenti, con un costo per ogni dirigente di oltre 170.000 euro. A fronte di ciò notiamo una riduzione di anno in anno del salario dei restanti dipendenti, che insomma guadagnano sostanzialmente 1.200 euro al mese. Un cambio di passo che in qualche modo volete entro una certa data? C'è una scadenza oppure chiedete un incontro? Ma innanzitutto chiediamo un confronto serio, costruttivo e che dia dei risultati presto, subito. E Forza Italia critica aspramente la finanziaria da poco approvata. Tra i punti critici l'alta tassazione, l'assenza di un piano di sviluppo economico e il fenomeno della disoccupazione. Ascoltiamo. L'approvazione del bilancio regionale ha fatto più notizia per la polemica tra i 5 Stelle e D'Alfonso nell'ormai famosa scena della poltrona tolta e poi ripresa dal governatore che per i risultati ottenuti. Il centrodestra, a 7 giorni da quell'approvazione, spiega le criticità della nuova finanziaria della quale ancora nessuno aveva parlato. La finanziaria è totalmente insufficiente perché è una finanziaria piena di tasse, senza certezze, che non aggancia la ripresa economica. Infatti i dati occupazionali dell'Abruzzo e in generale della nostra produzione di PIL, se non ci fosse il polo dell'automotive del Sangro, sarebbero fallimentari. Siamo tra le ultime regioni d'Italia e recuperiamo meno di tutti disoccupazione. Perché? Perché siamo pieni di tasse, perché se non rimettiamo i soldi nelle tasche degli abruzzesi non facciamo ripartire i consumi interni. Se da un lato la tassazione era stata aumentata a causa del debito accumulato, il riferimento è alla sanità, oggi non si spiega perché il pareggio raggiunto abbia prodotto la chiusura di tanti presidi, la riduzione di tanti servizi e una tassazione ancora alta. Questo governo di centrosinistra sa solo tassare riducendo i servizi perché contemporaneamente vengono ridotte le strutture ospedaliere. Noi abbiamo lottato fino all'ultimo secondo utile, con ore e ore, giorni e giorni e giorni di ostruzionismo in aula tutta la notte fino all'alba per cercare almeno di ridurre il danno, e su alcune attività come la tutela del piccolo commercio, la difesa delle categorie più deboli, la possibilità di far ripartire alcune iniziative imprenditoriali, abbiamo ottenuto dei piccoli risultati che comunque per noi sono da sottolineare. E poi un piano di sviluppo del lavoro, poche chiare ancora le politiche dedicate all'occupazione e alle imprese. Noi abbiamo tasse al massimo ingiustificate, non abbiamo più bisogno degli ulteriori aumenti degli addizionali perché siamo in pareggio di bilancio. Sono 25 milioni di euro all'anno che possiamo restituire agli abruzzesi e va fatto. Il sindaco di L'Aquila, Massimo Cialente, tratteggia gli obiettivi per il 2016, ricostruzione completata entro il 2019, ma bisogna far ripartire, ha detto, l'economia della città, questa è la vera emergenza. Daniela Rosone.
800-900 milioni da spendere nel 2016 per dare altri importanti input alla ricostruzione della città dell'Aquila. Se nel centro storico l'asse centrale procede bene, molte frazioni attendono invece ancora la luce, ma a brevissimo giro, annuncia Cialente, il sindaco dell'Aquila, partiranno anche qui i cantieri. Il ritardo c'è stato, ammette, nel centro storico. Di fatto siamo partiti nel marzo 2013 con la ricostruzione vera e propria. Il cronoprogramma ha avuto uno slittamento, ma ora con i fondi a disposizione possiamo finalmente rispettarlo. Il problema, quello cronico secondo il primo cittadino, resta quello del personale e la lentezza a causa di questa difficoltà nello smaltire le pratiche. Il sindaco però ha già chiesto interventi in questo senso al governo centrale. Per quel che riguarda il centro storico, l'asse centrale, come dicevamo, va bene. Un piccolo ritardo si sta registrando soltanto per l'edificio della biblioteca e per qualche altro palazzo del centro, ma tutto sommato si procede. Il sindaco dice che nel 2019 si sarà a buon punto con la ricostruzione anche per le frazioni dell'Aquila. Il vero problema, dice Cialente, non è ora la ricostruzione che sta andando, lo scrive anche Repubblica, ma l'obiettivo del 2016 del Comune dell'Aquila dovrà essere necessariamente il rilancio economico e occupazionale. Su questo proprio non ci siamo. Rischio inagibilità per il porto di Pescara, secondo i progetti per la costruzione analizzati in una relazione dell'Università La Sapienza e di Cassino, si rischierebbe l'alluvione. Vediamo perché. Si parla dei progetti sul porto di Pescara e ci si chiede, si passa dalla padella alla brace, perché secondo uno studio condotto dall'università si rischierebbe anche la chiusura nel periodo estivo e non solo per diversi giorni. Perché? Perché stiamo parlando di questi progetti, quindi negli elaborati progettuali c'è scritto che tagliando la diga foranea in quel punto e facendo la barriera soffolta dal parallela al molo nord, che è il progetto che vuole fare il provveditorato, si creerebbe in alcune condizioni, in alcuni periodi dell'anno, delle onde che entrano dentro a Porto Canale e rendendo impraticabile la navigazione. Poi c'è un altro problema che loro non affrontano, è che in quelle condizioni poi se l'onda entra dentro al porto e se c'è una piena contemporanea del fiume, cosa succede? Il fiume non si può sfogare e quindi rimarrebbe l'acqua dentro Pescara. Questo quindi vuol dire che aumentate il rischio di esondazione nella città, un fatto molto molto grave. È incredibile peraltro che il provveditorato abbia fatto la gara d'appalto, una delle due ha già assegnata addirittura, l'altra in corso, prima ancora di avere le autorizzazioni, perché la fase di valutazione di impatto ambientale è ancora in corso. Quindi qui si arriva al paradosso, cioè si fa la gara d'appalto, quindi si lega la pubblica amministrazione a delle aziende che hanno risposto per milioni di euro senza avere le autorizzazioni in regola. La diga soffolta sarà un'altra cavolata, che quando fecero i materassi di pietra il risultato l'abbiamo, c'è stato solo uno sperpero di denaro. Ora, guardando questo documento, a riguardo a quelle che vogliono fare, ci sono dei momenti in cui il porto di Pescara sarà inagibile. Praticamente basti che si verificherebbero 2 metri d'onda e il porto di Pescara ci sarà l'interdizione alla navigabilità. Allora io stavo riflettendo, siccome già abbiamo un mare molto ma molto ristretto, e tanto è vero che adesso siamo relegati, la zona dove peschiamo si seguita a restringere, se dopo ci andiamo a mettere anche che non possiamo uscire dal porto perché ci sono queste interdizioni alla navigabilità per delle onde che superano i 2 metri di altezza, io mi domando che cosa stiamo facendo. Livelli preoccupanti di batteri e escherichia nel mare di Pescara, questo emerge dai dati dell'ARTA dopo l'ultimo prelievo effettuato a fine dicembre. Il vice sindaco Enzo Del Vecchio annuncia la caccia agli scarichi abusivi e coinvolge enti, prefettura e capitaneria di porto. Mare inquinato a Pescara, in pieno inverno. Sono i dati dell'ARTA a renderlo noto, picchi allarmanti di escherichia e colibatteri. Il pensiero va subito ai divieti di balneazione per la prossima estate e il ricordo va a quella appena trascorsa. Ma prima di gridare all'allarme, spiega il vice sindaco, una riflessione va fatta. Non esiste un paragone per capire se l'inquinamento sia allarmante o se in passato vi fossero precedenti, perché mai prima d'ora si era provveduto a fare prelievi in inverno. Questo monitoraggio non è stato mai eseguito negli anni precedenti, quindi non abbiamo una misura di raffronto se durante il periodo invernale i valori potessero essere diversi rispetto agli anni precedenti. Quindi è una analisi ex novo e quindi va presa per quello che è.
Detto questo, la preoccupazione comunque rimane alta, perché comunque sia il fiume Pescara trasporta inquinanti in misura molto elevata. Un'altra riflessione da fare è quella sugli scarichi abusivi, perché la vera difficoltà risiede nel risalire a concessioni effettuate in anni lontani e soprattutto dai protagonisti responsabili. Nelle ultime settimane, infatti, la Guardia Costiera ha scoperto più di 50 scarichi abusivi non censiti, una bella matassa da risolvere, e l'appello dell'amministrazione oggi è alla collaborazione da parte di tutti gli enti. Abbiamo interessato il Presidente della Regione Abruzzo perché coordinasse un'azione, un tavolo tecnico di tutti gli enti locali, perché si assumano decisioni al riguardo. Sappiamo, e leggiamo anche sul giornale, di un'attività, diciamo, di indagine da parte della Capitaneria di Porto, non so se anche da parte di altri organi dello Stato, di Polizia dello Stato, se ci sono altri controlli, però già questi ci danno la misura di... come dire, che qualcosa non funziona, e non funziona in maniera elevata. È una donna di 63 anni, è morta in seguito ad uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla statale che collega Raiano a Goriano Sicoli, in provincia di L'Aquila. A bordo dell'altra auto c'era una conducente di 30 anni, rimasta ferita e trasportata in elisoccorso all'ospedale dell'Aquila. La donna non sembrerebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica. Ed ora cambiamo decisamente argomento. Il gruppo Il Volo ha aperto il tour invernale da Roseto degli Abruzzi, un omaggio alla città di Gianluca Ginoble che ricambia l'affetto con una dedica in dialetto. 3.000 spettatori, un palco imponente, un'orchestra di oltre 40 elementi e applausi interminabili a scena aperta. Vediamo. Che sarebbe stato un trionfo era certo, fan assiepati in attesa di vederli sul palco che nell'attesa inneggiavano le loro canzoni. Forze dell'ordine presenti in gran numero, uno staff numerosissimo impegnato a far filare tutto liscio senza dimenticare nessuno, un palco allestito in grande stile, più di 40 elementi disposti come nei più grandi show del compianto Frank Sinatra, e poi l'arrivo di loro tre. Allegri, sorridenti e divertiti si preparano nei camerini cantando e scherzando. Gianluca Ginoble è il più emozionato di tutti perché per la prima volta da quando è una star internazionale riesce ad esibirsi nella sua Roseto, e questo è il suo saluto al pubblico. Con questi compagni di viaggio, colleghi, amici, abbiamo, come sapete, abbiamo girato il mondo, cantato veramente con personaggi molto molto importanti, però finalmente Sting d'Ontra la casa. A seguirli oggi e ad aver visto le loro potenzialità da subito c'è un uomo di altrettanta fama internazionale. Michele Torpedine, manager del Volo e precedentemente scopritore di star del calibro di Andrea Bocelli, Giorgia, che descrive così i suoi tre talenti. All'estero hanno fatto successo i tenori italiani, il bel canto, l'opera, le grandi voci, e il risultato di questo è proprio perché, come è successo con Bocelli in passato, con Mario Lanza, con altri, Caruso, Pavarotti, era quasi scontato che succedesse prima all'estero che in Italia. Nell'anno dell'uscita del loro primo libro, Una grande avventura, tutto sembra ripercorrere il loro vissuto, anche la scenografia sul palco, che racconta le loro storie più intime, più vere, più lontane, un regalo al pubblico per conoscerli ancora meglio. Quando diventi un personaggio noto, tanta gente scrive cose non vere, e dopo, quando hai l'occasione di pubblicare un libro tuo, finalmente hai l'occasione per entrare a casa delle persone e raccontare la verità. Quando uno dice la verità non è mai difficile parlare, no? Perché è sicuro di quello che è successo e è sicuro che non ha fatto niente di sbagliato, ecco. Qui davvero posso davvero vedere chi mi vuole veramente bene, chi è qui per applaudirmi ed applaudire Ignazio e Piero, e quindi sono davvero felice. Il concerto è un tripudio di applausi. Cantano, incantano, scherzano, fanno sognare. Thank you.
Ciao a tutti, siamo Il Volo. Vi mandiamo un grande abbraccio dalla vostra. Esatto, a tutti i nostri amici di TV6, siamo Il Volo, con affetto da Roseto degli Abruzzi. Ciao. 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 E gli impianti di Campo Imperatore hanno fatto registrare buoni numeri in queste festività, ora al via una serie di interventi su seggiovia e albergo, ma manca una visione industriale. Vediamo. Buona l'affluenza sulle piste da sci di Campo Imperatore nel periodo delle festività. È il bilancio tracciato dal direttore di esercizio del centro turistico del Gran Sasso, l'ingegner Marco Cordeschi. Numeri buoni in attesa dei lavori. È andata molto bene, dice Cordeschi. È stato un bel periodo, bel tempo, che non ha condizionato dunque le presenze sul Gran Sasso. Ci sono state presenze costanti, non numeri elevatissimi, ma tutto sommato siamo soddisfatti. Nei prossimi mesi ci saranno i lavori alla seggioviale Fontari e all'albergo di Campo Imperatore. Ormai certi interventi infatti non sono più rimandabili. L'aggiudicazione della gara per la sostituzione delle Fontari, dice Marco Cordeschi, è una cosa importantissima. La Leitner entro l'anno dovrà provvedere alla sostituzione dell'impianto. L'impianto infatti è ridotto malissimo e questo intervento è assolutamente urgente. Il comune, so, aggiunge, si sta muovendo per la ristrutturazione dell'albergo e dell'ostello, altri aspetti molto importanti. Negli anni però sul Gran Sasso è mancata completamente la gestione manageriale. Bene la montagna, ma non dal punto di vista dei servizi. C'è tutto sul Gran Sasso, ammette Cordeschi, dal punto di vista della bellezza della montagna e della natura. Però per il resto siamo messi molto male. Al di là della programmazione del piano d'area e del piano strategico, gli interventi di rilancio infatti non sono mai stati effettuati, così come non c'è stato il management industriale. Da anni si parla poi di privatizzazioni. In termini industriali si deve fare, dice Cordeschi. Un comune, anche importante come quello dell'Aquila, non può pensare di gestire un sistema industriale di questo tipo. Ci sono situazioni che vanno corrette e vanno corrette al più presto. E a Loreto a Prutino la Befana è arrivata in piazza con la teleferica, rinnovando così la collaborazione con il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara. Antonio Recanati. È tornata puntualmente a Loreto a Prutino l'undicesima edizione della Befana dei Bimbi, curata dall'Associazione Splendida Loreto e patrocinata dal Comune di Loreto a Prutino. Alla mattina l'arrivo delle Befane al teatro, con l'esibizione dei ragazzi della scuola primaria e della scuola media. Pomeriggio in piazza, dove tra spettacoli e balli è arrivata la Befana con la teleferica, rinnovando così la collaborazione con il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara. Beh, certo, una manifestazione di fine feste natalizie è comunque la prima manifestazione dell'anno, quindi sembra una manifestazione di buon auspicio. Ecco, è una manifestazione che raccoglie l'adesione di molte associazioni, prima in tutto diciamo, Splendida Loreto E di Rossana Buccella, dove collaborano pure i vigili urbani di Loreto Prutino. C'è diciamo, un grande sponsor di Clementi che con il camping Rigopiano, infatti la manifestazione è partita già dal 27 dicembre con l'arrivo di Babbo Natale su Rigopiano. E poi tanti sponsor, la scuola che partecipa in maniera diciamo, sostanziosa, quindi ecco, una grande festa per i bambini. Questa manifestazione è più improntata verso la solidarietà, soprattutto verso i bambini. Beh, è una manifestazione che riesce soprattutto perché c'è gente che ci lavora, non c'è nulla di improvvisato, quindi quando c'è il lavoro diciamo, tutto riesce, ma soprattutto tutto a beneficio dei cittadini e soprattutto, mi ripeto, dei bambini. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Non molliamo, ma non accetteremo più insulti gratuiti. Queste le dichiarazioni di Valentina e Guglielmo Maio in una affollata conferenza stampa tenutasi questa mattina al Biondi per chiarire le ultime uscite di mercato, ma anche le voci sulla cessione della società. Il servizio è di Alessio Giancristofaro. Guglielmo Maio, si parla. Qual è la risposta della società in questo momento? La società è viva. Sono veramente esigue le mie pendenze, sono tutte quante calcolate. È semplicemente un fatto di autonomia gestionale. Il Lanciano, siccome è legato con un cordone ombelicale molto forte direttamente ai fondi della mia famiglia, alle disponibilità della mia famiglia, alle volontà della mia famiglia, vogliamo rendere il più autonomo possibile il Lanciano. Se questa è una colpa, sono colpevole. Sarà gente che andrà, gente che verrà. Ripeto, saranno 11 giocatori che andranno in campo tutti i sabati, barra domenica quando c'è il posticipo, che si lotteranno la salvezza fino alla fine. Questo ve lo posso garantire.
I giocatori sono andati via perché hanno deciso di andare via. C'è un mercato, c'è le sue regole e hanno deciso di andare in altre parti perché forse stanno meglio da altre parti. Noi abbiamo fatto le nostre proposte come facciamo tutti gli anni, c'è chi l'accetta e chi no. Onore a loro, li ringraziamo per quello che hanno dato, perché ci hanno dato tanto. E se se ne vanno con le lacrime, un po' di merito c'è pure questa società che forse ha creato qualcosa in questi anni. Le continue voci di cessione della Virtus? Non so più che dire, appena mi arriva una richiesta pure via sms la pubblico da qualche parte. Erano altre penalizzazioni perché siamo andati lunghi con dei pagamenti. Che cosa è stato proposto in particolare ai giocatori che sono andati via? Di prendere gli stessi stipendi pattuiti, non un euro di meno, semplicemente la frequenza sarebbe cambiata. Quindi a giugno, quando scade il contratto, loro avrebbero preso tutti i soldi che devono prendere. Tutto qua. Deluso? Incazzato, molto. Ho sempre creduto in questa squadra da quando l'ho presa, quando prendiamo i pomodori per il primo anno, fino ad oggi che facciamo 4 anni di B, perché quella fredda cronaca è questa, e facciamoci tutti i ricami che vogliamo. Ho preso una squadra fallita in C2 8 anni fa e siamo al quarto anno di Serie B. È una piazza calda che ha sempre dimostrato attaccamento e li ringrazierò sempre, soprattutto quelli che vanno in trasferta, si fanno migliaia di chilometri. Non accetto però, e non lo accetterò mai, le critiche personali, le offese personali, perché non voglio grazie, non voglio essere ricordato. Voglio soltanto il rispetto personale, mio e della mia famiglia. Quello ci tengo. Il resto non passo su a nulla. Se qualcuno c'ha da criticare, criticasse. Ma le offese alle persone, no. Adesso mettiamo anche gli avvocati. Chi scrive adesso prendere le sue responsabilità. Biancazzurri al lavoro, invece sul campo, in attesa della risorsa del torneo, ma soprattutto sul mercato. Dopo Verde e Domizzi, in arrivo altri giocatori, in prova l'attaccante albanese Calaia. 21 partite, io non chiederei niente al presidente, solo che purtroppo bisogna tener conto del fatto di eventuali infortuni, l'età del giocatore, squalifiche, e eventuali playoff dove sono partite molto ravvicinate, quindi è ovvio che non puoi stare con 3 centrali e basta. Quello che non vogliamo fare, l'ultima cosa che vogliamo fare è fare casino. Per casino intendo andare a sprovveduta, aprire il mercato, pescare dove capita. Noi dobbiamo fare cose intelligenti, ponderate, soprattutto giocatori funzionali a quello che serve a noi. Quindi con molta, adesso non c'è questa fretta, nel senso che dura un mese il mercato. Penso che per le prossime 2 partite 3 centrali io e quindi sono più che sufficienti. E l'importante, ma questo è normale, che prima della fine del mercato qualcuno arriverà con grande pazienza e intelligenza di capire quale sia il giocatore più adatto. Ma infatti gli innesti che abbiamo in testa di fare sono innesti che servono: il mancino che mancava, il centrale che numericamente manca. E poi? E basta. Detto gli innesti, quindi? 2, basta. Ah, compreso Verde? No, sì. No, poi per quello che. Poi è ovvio che nell'arco di un mercato possono succedere anche cose, ma sicuramente non andremo a mettere altri giocatori se non ci sono delle uscite. Nessuno è incedibile, sono tutti utili, nessuno è indispensabile. Io come ho detto prima non ho chiesto la cessione di nessuno, semmai sono loro che quello che ho detto prima, no, ma è più chiaro di così. Se Cocco vuole stare qui e lottare per una maglia, sta qui. Se Cocco si sente denigrato, se Cocco non si sente bene qui, non sta bene o preferisce andare a giocare da altre parti, parlo di Cocco come chiunque altro, andrà in società, lo chiederà e non è che automaticamente andrà via, ovviamente, perché Cocco è un giocatore che è stato pagato, quindi se ci saranno le poi lì la palla passa alla società, e se ci saranno le condizioni Cocco o chi per lui andrà via, se non ci sono le condizioni sta qua e lotta per una maglia. Ed ora scendiamo in Lega Pro, praticamente sfumato per il Teramo l'obiettivo Saveriano Infantino. L'attaccante ha risolto il suo contratto con la Carrarese e si appresta a firmare un triennale con il Matera. Sul fronte attacco resta in piedi l'ipotesi Petrovic, giocatore di proprietà del Catania, ora in forza alla Virtus Entella, squadra dalla quale proviene l'esterno biancorosso Cecchini, che ascoltiamo in questo servizio.
cercare di invertire la rotta rispetto all'andata, soprattutto per quanto riguarda le partite esterne, e dare una svolta a questo campionato e riprenderci le posizioni che ci spettano. Soddisfatto? Proprio no. Posso fare meglio anch'io, lo so, e mi metterò al lavoro il più possibile. D'altronde la posizione mi è un po' nuova, diciamo, quella di quest'anno, e quindi devo cercare di migliorare nei particolari di ogni tipo. Tutto lavoro. Il minutaggio diciamo è dovuto più o meno alle prestazioni. Se il mister decide di lasciarmi fuori, evidentemente avrà le sue ragioni. Adesso è importante mettersi sotto per pensare alle partite prossime, e lo spazio bisogna cercare di ritagliarselo. Io sono tranquillo, sono del Teramo adesso, e quindi penso a dare il 100% per la squadra. Non ascolto varie sirene di mercato, e spero così facciano tutti. Magari c'è chi è meno contento, chi no, però al momento, finché si è qua, bisogna dare il 100% per questa maglia. Io ho bisogno di rilanciarmi, e in una città in cui non avevo più tanto spazio non era possibile. Ho bisogno di giocare dopo un anno un po' difficile, quindi non guardo con rammarico al campionato che stanno facendo loro, ma io penso al mio e a fare bene per me stesso. Quindi adesso conta solo il Teramo. Ed ora la Serie D. Torna al successo il San Nicolò di Epifani, che supera di misura i marsicani, che si sono svegliati solo nella ripresa. I teramani tornano a respirare così aria di playoff. Jacopo Forcella. Dopo 7 tentativi andati a vuoto, il San Nicolò torna a riassaporare il gusto dolce della vittoria. La Befana porta in dono il derby contro l'Avezzano, la squadra di Massimo Epifani, a cui basta lo squillo nel primo tempo di Merlonghi per avere ragione dei biancoverdi. Epifani schiera subito l'ultimo arrivato Andrea Cerqueti, Brighi e Terrenzio coppia centrale di difesa, Bucchi terminale offensivo con 3 uomini alle spalle. Stesso schieramento di Lucarelli, con Moro che agisce davanti a Pollino, Bisegna e De Santis. A centrocampo Sassarini e Censori sono i frangiflutti. L'Avezzano ha il controllo del gioco, almeno all'inizio, e lascia al San Nicolò la possibilità di ripartire. E infatti le azioni più pericolose sono della squadra proprio di Epifani, che prova con Donatangelo dopo 7 giri di lancette, pallone però alto. Molto più pericolosa l'occasione del minuto 11, quando Davino deve ricorrere a tutti i suoi riflessi per disinnescare il colpo di testa di Bucchi, prima che Felli allontani il secondo tentativo di Diegidio sulla ribattuta dell'estremo difensore biancoverde. Il gol dei padroni di casa arriva a metà frazione. Merlonghi, fino a quel momento in ombra, sulla sinistra rompe il raddoppio di De Santis in marcatura con Felli, entra in area di rigore e scarica il destro, imparabile sotto la traversa. Nulla da fare per Davino. San Nicolò che fiuta il momento positivo, e con Maurizio Chiacchiarelli prova a calare il bis, destro violento ma impreciso. Marsicani, che a 9 dall'intervallo ci provano da piazzato con lo specialista Bisegna, parabola perfetta se non fosse per Calore che ci mette la mano allontanando la minaccia. Meno emozioni nella ripresa. L'Avezzano prova a premere sull'acceleratore alla ricerca del pareggio, ma trova raramente la strada giusta. Si passa spesso e volentieri dal sinistro di Bisegna, che al 52esimo lascia partire una sassata tremenda che impegna Calore alla deviazione in corner. Lucarelli gioca le carte di Genova e di Curzio per De Santis e Ndiaye, ma gli spazi sono intasati, anche se il San Nicolò fa fatica a ripartire quando ne ha le possibilità. Epifani toglie Degidio per Massetti e successivamente uno stanco Chiacchiarelli per Moretti, ma nonostante 4 minuti di recupero non succede più nulla. Il San Nicolò sfata l'incubo di quel primo novembre, 5-1 al Fano, che rappresentava l'ultima affermazione in campionato. L'Avezzano invece si recca le ferite e ora subito la sfida contro la capolista San Benedettese. E torna al successo il Chieti, che grazie anche ai nuovi acquisti espugna per 3-0 il campo dell'Agnonese. Riprende così anche per i neroverdi la scalata verso i play-off. Andrea Costantini.
Il Chieti passa da autorità al Civitella Gnagnone e si regala una bella epifania e soprattutto un inizio molto positivo di anno e gironi di ritorno. Decisivo l'1-2 piazzato da Dos Santos e Fiore dopo la mezz'ora, una combinazione che ha tramortito i padroni di casa dell'ex tecnico nero-verde Silvio Paolucci, in tribuna perché squalificato. L'allenatore del Chieti Ronci attinge ai rinforzi delle ultime ore, titolari subito il portiere classe 97 Romagnello e il difensore classe 96 Sebastianelli, in panchina Pietrantonio. In attacco c'è Molenda al fianco di Dos Santos, Olimpia priva di Pifano, di Ronza e Jallow. Il croato Pejic, appena tesserato, non è disponibile per problemi legati al transfert. Il vento rende la vita difficile ai 22 in campo, fase di studio prolungata che si protrae per quasi 20 minuti per poi essere rotta dalla combinazione Guida-Marolda. Il primo serve il centravanti che supera in uscita Romagnello, ma si allarga troppo e la palla sfila via. Al 23esimo il turno di Di Lollo con un destro dalla distanza, Romagnello blocca a terra sicuro. Il Chieti però ha in fiore il vero valore aggiunto e poco prima della mezz'ora gioca un buon pallone sulla destra, ball cross per Molenda che di testa non trova lo specchio della porta. 33esimo, nuova combinazione Guida Marolda con quest'ultimo che tenta il colpo dal limite dell'area, alto di poco. Capovolgimento di fronte, il Chieti trova il gol, angolo di Del Grosso e Dos Santos appostato sul primo palo buca la rete granata. Vantaggio teatino con il gol del solito brasiliano alla rete numero 11 in campionato. Il Chieti coglie l'attimo e il 37esimo raddoppia grazie all'Eurogol di Nicola Fiore che tira fuori dal cilindro un colpo dei suoi, sinistro d'antologia dai 25 metri che fulmina Mancino. Da rivedere la prodezza del giocatore è tornato nero-verde un mese fa. Ad inizio ripresa c'è una novità tra i molisani, fuori Chiocchia, dentro Serrone, ma è ancora Nicola Fiore a bombardare da qualsiasi posizione come accade al quarto, chiamando alla parata in angolo Mancino. Il Chieti è padrone del campo e controlla contro un agnonese inerme che perde i pezzi. Martignetti si fa male nello scontro con Barone e lascia il campo a Faggiano. Al quarto d'ora prova la conclusione anche Lima Cresto, ma non trova la porta. I neroverdi giocano sul velluto e il 23esimo chiudono definitivamente il discorso. Dos Santos si appropria della corta respinta di Campanella, entra in area e offre sul piatto d'argento il pallone del Trissa a Ivan Barone che insacca senza problemi. Sesta marcatura per il centrocampista col vizio del gol. Da qui alla fine accade ben poco. Ronci ne approfitta per inserire Scalvi e l'ex amiternina Mariani per Del Grosso e Sebastianelli. Al 38esimo Vitale vede Mancino fuori dai pali e prova a beffarlo senza riuscirci. Passerella anche per Dos Santos che viene avvicendato da Comini, ma il finale è 0-3. Per i molisani è la seconda sconfitta interna consecutiva. Il Chieti ferma la mini striscia negativa e rilancia la corsa verso i playoff. L'obiettivo più immediato però è quello della continuità. Il derby con il San Nicolò sarà un banco di prova di livello. Ed ora il calcio a 5, Agrodolce l'ultimo turno per le abruzzesi del massimo campionato, il Pescara vince e si porta in vetta, l'Acqua e Sapone perde a domicilio con l'Asti ed entra in crisi. Paolo Renzetti. Vola il Pescara nel massimo campionato di calcio a 5, il successo di 8-0 ottenuto su Latina ha regalato infatti ai ragazzi di Fulvio Colini il primato in classifica con 30 punti all'attivo dopo una scalata impressionante iniziata due mesi fa, ma i biancazzurri non vogliono fermarsi e guardano avanti con fiducia. Turno di riposo per il Città di Montesilvano che resta fermo a quota 25. Prosegue invece il momento negativo dell'Acqua e Sapone, i nerazzurri non sanno più vincere con l'Asti e anzi è arrivata una sconfitta a domicilio che brucia. Il 3-1 finale per i piemontesi ha messo in mostra in maniera evidente lo stato di crisi dei ragazzi di Bellarte che sono scivolati a meno 11 dalla vetta. Urge una immediata inversione di tendenza. Sicuramente siamo tutti dispiaciuti, ci tenevamo a iniziare l'anno nel migliore dei modi, soprattutto in casa, volevamo vincere per iniziare con i 3 punti. Però per fortuna abbiamo subito domenica la Lazio, possiamo riscattarci subito, dobbiamo riscattarci subito. E niente, dobbiamo andare là motivati più che mai, e con più cattiveria forse, e assolutamente cercare di portare la vittoria a casa perché ci servono i 3 punti e diciamo, riscattarci subito può farci bene anche per il proseguo della stagione. Si avvicina anche sempre di più a grandi falcate il mese di febbraio, qual è ovviamente il tuo obiettivo personale? Andiamo tutti a Belgrado a vedere anche Cesaroni o no? Ma guarda, sicuramente è una cosa che mi piacerebbe tantissimo giocare, partecipare, però diciamo, è meglio pensare partita per partita, lavorare giorno dopo giorno, dopo i risultati
I risultati arrivano, se c'è sacrificio, adesso pensiamo alla Lazio, poi piano piano i risultati anche personali, quelli con i risultati di gruppo, vengono sempre. Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.